mettiamo sul palco a sorpresa Edoardo Rixi e Raffaella Paita, i due parlamentari che sono e che rappresentano gli interessi della Liguria. Un applauso per i nostri ospiti che sono prestati a questa simil tortura. Il commissario straordinario per la zona logistica semplificata c'è, non c'è, quando arriva c'è un nome, Rixi? Un nome al momento non c'è, è chiaro che questa è una prospettiva che deve essere fatta, deve essere portata avanti, e c'è un tema vero al di là della zona logistica semplificata, che secondo me avrebbe un impatto importante su Genova, ma non solo su Genova. È il fatto che prima hai fatto una domanda, se mi permetti, imprecisa, quando hai detto il porto di Genova, il problema del porto di Genova, se è diciamo così eccessivamente affollato e quindi oppure no. Perché il problema non sono le banchine o i terminal, il problema sono le arterie autostradali e ferroviarie. Cioè il tema è che il sistema logistico italiano sta soffocando il porto di Genova, quindi noi abbiamo banchine, ad esempio Betolo che poi entrerà, ma anche molte banchine in parte non utilizzate a pieno. Abbiamo però una problematica enorme con le autostrade senza la gronda, una problematica enorme non solo col terzo valico ma con il sistema logistico nazionale sulla capacità ferroviaria messa a disposizione da ferrovie per quanto riguarda i merci. Quindi la scommessa è quella. Le zone logistiche speciali sono importanti, quelle agevolate le abbiamo introdotte anche col decreto Genova, però ad esempio se noi andiamo a vedere le varie aree individuate ci rimane ancora tipo tutto il retroporto nell'Alessandrino che non esiste, con problemi che ci sono anche tra vari operatori. Ma anche una regia pubblica, e su questo anche l'altra domanda è, non è che se l'autorità portuale deve essere privata o pubblica, ma se deve essere una società pubblica o un ente pubblico non economico. Io credo la natura privatistica. Io credo che il problema vero è che oggi non puoi, quando fai delle opere, non poterti prendere un tecnico, perché un ente pubblico non economico non può fare assunzioni specifiche né prendere professionalità specifiche. Il mondo è cambiato. Probabilmente bisogna togliere un po' di burocrazia nei porti anche in quelli italiani. Raffaella Paita, d'accordo? Soprattutto sulla riforma delle autorità di sistema portuale? Eventuale, perché... Intanto io voglio dire che sulla nomina del commissario delle zone economico speciali si sta accumulando un ritardo inaccettabile, lo dico perché altrimenti qui non ci si intende, come dire, non si possono attuare dei sistemi di semplificazione, di incentivo come questi e poi rimanere in attesa per così tanto tempo, per cui per quanto mi riguarda bisogna richiamare assolutamente l'attenzione nei confronti del Ministero e porre, diciamo, con incisività questo tema, perché è un tema, diciamo, contraddittorio rispetto anche al lavoro che il Parlamento ha fatto. Ecco, in questo caso il Parlamento non può fare, diciamo, la parte esecutiva. Capisco che è una giustificazione, come dire, che qualcuno può considerare un po' pilatesca, facendo noi parte della medesima maggioranza, però ci sono ruoli esecutivi che devono essere, diciamo, ottemperati, e su questo né io né Rixi possiamo imporci, diciamo, per nominare una figura fisica. Però possiamo cercare di mettere alle strette i ministeri competenti su questo tema, e lo faremo, perché è davvero imbarazzante oggi venire come dire, a parlare qui senza avere una risposta, e siccome a me non piace, diciamo, girare intorno alle questioni, su questo punto non c'è dubbio. Per il resto io la metterei così, io sono per difendere la specificità del modello italiano, perché a mio modo di vedere la specificità del modello italiano in campo portuale è qualcosa, diciamo, che ha un valore, ok? Ora, come è stata difesa questa specificità dai governi italiani nel rapporto con l'Europa, ci sarebbe da aprire, diciamo, un capitolo molto critico, perché se siamo arrivati a questo punto è anche perché l'interlocuzione non è stata delle più efficaci, ok? Il punto è anche un altro, capire a che punto siamo ora. Ed è la cosa che mi preoccupa di più. Mi spiace non dare, diciamo, delle notizie positive, però
noi non lo sappiamo che cosa sta accadendo e da un giorno all'altro potrebbe esserci l'esito, diciamo, di una vicenda senza che, come dire, nel frattempo si siano maturate le necessarie alternative per riuscire, come dire, a difendere un sistema che rischierebbe di prendere un colpo fortissimo. Per cui dobbiamo, come dire, cercare di capire a che punto è il tema e poi adeguarci anche ad eventuali soluzioni diverse, però facendolo dal punto di vista di chi cerca di difendere almeno un'esperienza, un portato, una specificità che obiettivamente ha un valore e che rischia peraltro, diciamo, di creare un sistema di implosione complessivo nel sistema. Grazie a Raffaella Paita, grazie a Edoardo Rixi, grazie a voi per averci seguito in questa assemblea, grazie a Giampaolo Botta, tra poco poi ci sarà il lavoro vero degli spedizionieri con la loro assemblea in forma privata. Grazie a tutti e buona giornata.